Ciao bambini, eccoci qua finalmente, pronti per iniziare questa nuova avventura alla scoperta dei segreti di Movieland. Ciao Christian e ciao a tutti i nostri piccoli amici. Come sono emozionato! Non vedo l'ora di conoscere i protagonisti dei nostri tutorial. Infatti, Movie, perché ad ogni episodio saremo accompagnati proprio dai nostri professionisti che hanno pensato a delle attività dedicate proprio a voi. Il nostro desiderio è quello di farvi sentire protagonisti a casa, come quando venite a trovarci a Movieland. Oggi di cosa parliamo dunque? Oggi in Movie parleremo per il nostro primo appuntamento di make-up, che è importantissimo nel mondo del cinema. E anche a Movieland, con tutti gli spettacoli che abbiamo, a questo tema vengono dedicate centinaia di ore. Quindi, primo appuntamento con la nostra fantastica make-up artist. Andiamo a conoscerla, Martina! Ciao Martina! Ciao bambini! Ciao Movie, ciao Christian, io sono Martina e per il mio tutorial di trucco ho pensato di trasformarvi negli animali della giungla. Mi sono ispirata ai personaggi del nostro Safari Pizza, ci siete stati? Ottima idea Martina, ci dai qualche informazione sui materiali necessari? Vi mostrerò due differenti make-up, per realizzarli tenete a portata di mano. Colori ad acqua per bambini, una spugnetta, il fondotinta, una matita marrone per occhi, degli ombretti nelle tonalità del marrone e del nero, un mascara e dei glitter che a noi ragazze piacciono tanto. Tutto pronto bambini? All'opera! Il primo trucco ci porterà a realizzare una giraffa e sarà dedicato maggiormente alle bambine. Inizio stendendo il fondotinta su tutto il viso con una spugnetta. Finché aspetto che si asciughi, applico con un pennello l'ombretto marrone sulla fronte. Con una matita marrone vado a disegnare dei rettangoli di varie dimensioni che saranno le macchioline della mia giraffa. Già che ci sono, con la stessa matita, creo una riga sulla palpebra inferiore, andando a creare delle finte ciglia. Passiamo adesso agli occhi. Con un pennello vado a prelevare un ombretto marrone che andrà steso sulla piega della palpebra e lo sfumo. Invece con un ombretto chiaro vado a coprire tutto il resto della palpebra. Per completare gli occhi, con un ombretto nero, vado a creare una linea che serve ad allungare lo sguardo. Vado poi a stendere i glitter col dito, rendendo il nostro trucco più sbrilluccicoso. Con la matita marrone disegno il naso della mia giraffa, andando a colorare solo la punta. E infine aggiungo il mascara sulle ciglia per completare il nostro look. Bellissimo e facilissimo! Mi raccomando bambine, una volta ultimato il trucco, fate una bella foto e mandatela alla mail di Movie, ok? Il secondo trucco è invece per i maschietti. Che ne dite di un leone? Disegniamo il naso del nostro felino. Con un pennello preleviamo il colore rosa e lo andiamo a stendere sulla punta del nostro naso. Una volta creato il nostro nasino, vado a prelevare il giallo che servirà a disegnare il muso del nostro leone. Mi raccomando, coprite anche le labbra. Una volta finito questo passaggio, con un pennello vado a stendere l'ombretto marrone sulla parte del viso non ancora colorata. Adesso, con la matita marrone, vado a contornare il naso fatto in precedenza. Con la stessa matita andiamo a creare la bocca del nostro leone. Disegno una linea dall'attaccatura del naso fino a raggiungere l'inizio delle mie labbra e vado a disegnare i baffi del mio felino. A
Adesso, con il colore bianco, vado a creare una linea appena sotto all'occhio, creando dei piccoli ciuffi con il giallo e l'arancione. Ed infine, con il colore marrone, vado ad infoltire le mie sopracciglia in modo da rendere lo sguardo più aggressivo. Ecco qua il nostro trucco da veri leoni. Martina, grazie, sei stata bravissima, grazie per averci dedicato il tuo tempo. E anche voi, bambini e bambine, importante, fate una bella foto della vostra creazione e mandatela alla mail di Movie, mi raccomando, anche se avete curiosità, domande, fatele, lui vi risponderà. Appuntamento quindi per tutti al 1° di marzo con un nuovo fantastico backstage per scoprire i nostri segreti. Ciao! Ciao.